Welcome back, cari Giulia, e bentornati ad un nuovo video gameplay dell'SMT Airsoft post Covid-19. Siamo finalmente tornati nei campi da gioco. Ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, soprattutto nella fase di preparazione alle macchine, ad inizio game, nelle pause tra un game e l'altro e alla fine della mattinata. Il gameplay in questione tratta di un allenamento interno del club, questo ci è stato concesso per ora come attività per ricominciare a giocare. E la giocata è quella classica, due bandiere nella propria base. Quindi consiste sia nel difendere la propria bandiera, sia attaccare e rubare la bandiera nemica. Alla fine dei 60 minuti di gioco vince la squadra che ha in possesso entrambe le bandiere. In questo video vedrete principalmente la mia prospettiva, ma anche quella di due miei compagni, Giorgio in arte Kojiki e Lorenzo in arte Viper. Lascio il loro account Instagram in descrizione. Prima di lasciarvi al video ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun video e seguiteci anche su Instagram. Buona visione! Stanno arrivando due operatori dalla strada. 50 metri dall'incrocio. Luca, qui Miguel, li vedi? Davanti a te, ore 12, sulla strada. Viper, sono 2/3, avrò bisogno di una mano qua, eh. Sono appena dietro i cespugli, sono qua a 10 metri. Per ora tutto bene, poi se vuoi venire vieni, fai come vuoi. Ah, c'è vegetazione, ma sono lì fermi, quindi c'è troppa vegetazione, se mi alzo mi espongo e mi vedono. Tango preso. Stai calmo. Vedete il movimento voi? C'è un terzo tango, c'è un terzo tango. Secondo me hai capito, rimangono lì, fanno lo stesso gioco che abbiamo fatto noi. Proviamo ad avanzare un pelo. Vai, boh. Preso.
macchina a fare il giro. Allora, io prendo il cambio adesso di... prendo il cambio di Luca, che è andato in respawn. Fate il giro, sì. Che nella sinistra ci sono dei tango. Anche a sinistra? Esatto. Fantastico. Ripieghiamo dietro, o loro non avanzano, secondo te? Ma secondo me non ho capito il gioco. Ok. Cioè, dopo un po' per farsi prendere, non sono stupidi. Per quello che volevo dire, mandiamo due persone giusto per fargli capire che stavamo andando, così almeno si riattivavano anche loro. Ok, proviamo a vedere come è a sinistra, perché qua appena qui. Sì, abbiamo visto. E per quello che ti ho detto, è difficile. in giro, hai individuato dov'è? In più noi prendiamo il tuo posto qua. Aspetta, vedi tu. Va bene. Se vedi che Non di sto lì è, fermo, se in non ci campo sto. aperto non ce la fate, cioè piuttosto meglio lui strisciando. Sì, vedi. Venti metri in linea fosso. Cambio. Tango a terra. Bravo, vai, ce n'è un altro? Angulo! Donde sta il caricador? Oh, angulo! Ah, brutti mi assongo, figli di puttana! Ci sei, Viper? Sì. Un altro? Dimmi cosa fa. Seguiamolo molto. Guardi, guardi. Spariamo un attimo. C'è un... Perché si sembra uno. Poi l'altro tornerà indietro. Così li facciamo spostare a questa parte. Provo a buttarmi. Provo a buttare dentro, ok? Appuntamento, vado dentro. Occhio a sinistra, ci sono dei nostri, eh. L'ho preso, Viper, l'ho preso? Mi confermi?
Il problema è che non so dove sei. Preso, preso! Miguel out. Una volta colpiti si ha un solo rientro. La zona di spawn è nei pressi della propria base, ma lontana da probabili ingaggi, e bisogna aspettare 5 minuti per poter rientrare in gioco. Ora provo a rientrare e sfondare sulla parte sinistra, che è un pelo più coperta, ma non sarà facile. Giga, dove sei? Qui Miguel. Colpito! Vai per colpito! Allora, dritto a me. Cioè, la mia idea era... Eccolo. Ricarico! Scusa, tango down! Giù. Dentro al bosco? Sì. 3, 4, 5 metri dentro al bosco. Eh? 3, 4, 5 metri dentro al bosco, stessa distanza. Mi è arrivato una ragazza che mi ha fatto 5 ore davanti a... dritto ore da... 20 metri davanti a te, ore 12. Tango down, buono. Cioè, o andiamo giù cattivi, o gli ospiti, o arretriamo. Arretriamo e li facciamo venire. Perché siamo qua in ballo, in stallo. Mi sposto. Ok. Cosa dici tu? Cosa ne pensi? Vabbè, siamo in tre, siamo Alex, io e te. Io ho l'ultima vita, eh. Quante ne hai? Due? Vite? Tu due? No, impossibile passare da fuori. C'è da passare da dentro. Dai, buttati dentro. Io sono arrivato fino là, prima. Quindi è fattibile. Dove? Fino dove c'è il robo, okay. Sbieco, altri 5-6 metri sono arrivato. Allora fai una cosa, entra. E buttati sì. Lì che è buio ed è coperto. Dai, ti copro io. Vai Giga. Vai, vieni, anche veloce. Chica, giù. Giga, stai basso perché qua ti vedono la testa. L'ho visto io.
l'ho visto prima e si è passato. Tieni quello a destra. E tu tieni qua, io tengo qua. Vai Alex, una rafficata. Bravo. Entra, entra Samu, entra, entra, libero. Prendi la mia posizione e stai dietro a Giga. Giga, ti do il cambio con Samu, eh. Basso, basso. Ce ne sono due davanti a voi. Mi hanno individuato, ragazzi. Raga, mancano 8 minuti. Che miseria. Ultimi due caricatori! Avanti, dai, sparate! Avanzare, sparare! Avanzare, andiamo, andiamo, non fermiamoci! Dai Samu, spara! Ha preso, bravo. Spine di merda. E niente ragazzi, a pochi minuti dalla fine abbiamo provato a fare l'assalto finale della vita, cercando di sfondare la linea nemica e di rushare e a prendere la loro bandiera e tornare indietro ovviamente. Alla fine è andata male, ci abbiamo provato comunque. Era un allenamento tra di noi, una giocata per tirar via le ragnatele e riprendere confidenza con le varie tattiche, tecniche, dopo questa maledetta quarantena. Lasciate un pollice in su se vi è piaciuto questo video, condividetelo sui social e ai vostri amici, commentate qui sotto qualsiasi cosa vogliate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella. Ovviamente seguiteci anche su Instagram. La nuova Scopecam è quasi arrivata, quindi preparatevi al ritorno in grande stile dei gameplay da sniper.
Ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Non vi spoilerò nulla. Se seguite Instagram forse capirete qualcosa. Da me è tutto. Stay hungry, stay bitter!